Subito a iniziare il nostro percorso vi introduco i nostri primi ospiti con i quali ricorderemo un anniversario davvero importante che ricorrerà fra pochissimi giorni. È l'anniversario dell'alluvione che ha colpito in modo particolare i comuni di Bonporto e di Bastiglia. Ecco, il 19 gennaio sarà appunto la prima ricorrenza. Modena ricorda questo evento con una mostra fotografica organizzata dal Consorzio Creativo. E allora subito i nostri ospiti. Giulia Bondi, giornalista. Luigi Ottani, fotografo. Buongiorno Luigi. E Claudio Gavioli, dell'Associazione Consorzio Creativo. Buongiorno. Buongiorno. Dunque è il Consorzio Creativo Gavioli che ha preso questa iniziativa e lo scorso fine settimana ha inaugurato questa mostra fotografica che appunto ricorda gli avvenimenti dell'alluvione della Bassa. Ecco, perché questa decisione proprio di ricordare questo avvenimento da parte della vostra associazione anche con questa modalità che poi andremo ad approfondire appunto con Luigi e Giulia? Per due motivi fondamentali. Il primo è la stima enorme per l'artista che ha già collaborato con noi da quando siamo nati, circa 2 anni fa. Quindi noi abbiamo molta stima in Ottani e nel suo lavoro e ci sembrava, è stato un onore anzi per noi ospitare nei nostri locali una mostra che ovviamente, come spiegherà meglio lui e come tutti comunque immaginano, ha delle finalità che vanno oltre a quelle artistiche, in qualche modo raccontando un episodio drammatico che ha coinvolto in modo drammatico, appunto dicevo, la popolazione della nostra provincia in una maniera clamorosa, insomma, e documentata, credo, da Ottani in un modo splendido. Quindi doppia finalità, la stima per l'artista e il volere in qualche modo essere fedeli al motivo per cui siamo nati per dare possibilità di espressione alle persone che in qualche modo vogliono esprimere la loro arte. Nel caso di Ottani parliamo di un artista di alto livello, affermato. Noi però come Consorzio Creativo a livello di arti visive, quindi fotografia, pittura e arti e altri generi di espressivi come soprattutto la letteratura, la poesia, la musica, cerchiamo da quando siamo nati di dare una possibilità di espressione alle persone che magari hanno difficoltà a trovare i luoghi adatti e hanno qualcosa da dire. Insomma. Il vostro quartier generale è proprio la bottega che ospita in questi giorni l'esposizione. Esatto. E lì si svolgono le varie attività. Può succedere che mentre le pareti sono impreziosite dalle fotografie di Ottani avvenga magari nella sala la presentazione di un testo, di un libro che non ha nulla a che vedere con le fotografie di Ottani, che però testimonia una commistione fra i generi che a noi interessa molto, cioè appunto le varie possibilità di espressione che si intersecano e interagiscono tra di loro. Ricordiamo dove ha sede? Sì, in via dello Zono, che è una piccola via che mette in comunicazione piazza 20 Settembre con via Castellaro, quindi è praticamente aggetta su piazza 20 Settembre. Luigi, com'è che è nato questo progetto e, insomma, che ti ha visto, insomma, lavorare proprio sui luoghi dell'alluvione nei comuni più fortemente colpiti nei giorni immediatamente successivi, no, al 19 gennaio dello scorso anno? Beh, direi che è nato come sempre un po' per caso e molto per curiosità, nel senso che non essendo io impegnato direttamente con delle testate, non dovendo io per forza fare della cronaca e un racconto di cronaca, diciamo, sono più libero di raccontare quel che sento e andare dove voglio. Quindi l'idea un po' è stata quella di fare un giro nella Bassa, visto che siamo un po' nella zona, e di fare qualche scatto, una cosa molto banale, molto semplice. Poi è chiaro che dopo due prime mezze giornate nelle quali un po' sono stato molto attratto da quello che credo sia un po' anche il cuore della mostra, dai paesaggi, da questo paesaggio che è un paesaggio particolare che non ti aspetti della nostra terra, quindi ti aspetti una pianura, ti aspetti
dei cieli, appunto, delle pianure, ti trovi il mare, ti trovi dei riflessi, ti trovi un mare piatto, quindi con, tra l'altro, al tramonto con dei colori. Adesso questa è una mostra in bianco e nero, però credo che si vedano lo stesso i colori, perché appunto c'è tutto un mix di ombre. È un effetto straniante, perché esatto. Sembra il mare, ma lì il mare non c'è. Esatto, e questa è una cosa che fotograficamente mi ha attratto, mi ha colpito, e tant'è che il giorno dopo sono tornato anche per avvicinarmi un po' di più, cioè le prime due puntate, diciamo, le ho fatte un po' raccontando questi paesaggi con dei grandangoli molto, molto ampi. E dopodiché ho chiamato Giulia e siamo andati assieme. Ho chiamato Giulia perché abbiamo fatto altre cose assieme di reportage, e so che partiamo e ognuno fa il suo lavoro, però alla fine, mettendo assieme i lavori, funzionano, nel senso che lei ha un modo di scrivere che a me piace molto, molto fotografico. Quindi alla fine, mettendo assieme le cose in modo non didascalico, il risultato mi piace. È stata una cosa un po' improvvisata, che però tra l'altro è uscita su Repubblica nei giorni successivi ed è piaciuta molto, insomma, a noi ha dato soddisfazione. Cosa ti ha colpito di più quando ti trovavi lì sul posto, e su quali aspetti hai cercato di concentrare il tuo lavoro? Ma diciamo che venivo da, purtroppo, soprattutto per loro, per queste persone, da un libro fatto sul terremoto, quindi sempre nella stessa terra, quindi quello che è un po' l'aspetto umano, l'aspetto della gente è stato confermato da quello che ho visto qui, cioè gente che non si è lamentata, gente che non era in strada per urlare, per lamentarsi, ma gente che si aiutava. Quindi questo qui è senz'altro una cosa che non è stata una novità per me, è stata una conferma. Ecco, rispetto al paesaggio del terremoto, che era un paesaggio purtroppo triste a tutti gli effetti, anche fotograficamente, questo può sembrare un controsenso, proprio da un punto di vista estetico, di paesaggio, era un paesaggio bello. Ecco, bello perché erano... cioè, appena fuori Modena, appena fuori Albareto, ci si trovava di fronte a dei quadri, a delle situazioni che non si è abituati appunto a vedere sempre. Quindi questo è quello che mi ha colpito. Poi, avvicinandoci, devo dire che appunto c'è stata questa conferma della gente, dell'aiuto di chi veniva a dare una mano, e della voglia proprio di riprendersi, pur avendo perso tutto. L'acqua arriva dappertutto, ecco, la cosa un po' drammatica è quella. L'acqua arriva, ti travolge tutti i tuoi affetti, ed è anche un po' questo stato anche il cuore, quello che ci ha fatto fare un'installazione di un certo tipo, che magari poi Giulia vi racconta. Con Giulia, tu hai seguito quindi Luigi in questa uscita sul posto nei giorni successivi all'alluvione. Non deve essere stato facile trovare le parole per raccontare appunto quello che avete visto, le situazioni in cui vi siete imbattuti, le voci, le testimonianze raccolte, ecco, come ci sei riuscita? Ma vabbè, se ci siamo riusciti lo dirà chi viene a vedere la mostra. E quello che abbiamo cercato di fare, qualcuno che è già stato con noi durante l'inaugurazione mi ha detto: anche le tue parole sembravano un po' delle fotografie. E quello che abbiamo cercato di fare, adesso è strano perché tutti i vocaboli che usiamo possono sembrare paradossali, ma è stato di asciugare molto il testo. Mi spiace usare questa parola, ma forse ci sta anche bene rispetto appunto a quello che abbiamo trovato, che era un paesaggio trasformato dall'acqua. E quello che abbiamo cercato di fare è stato, ovviamente, rispettando i danni che hanno subito le persone, danni sia nelle cose sia purtroppo... insomma, c'è stata anche una vittima, quindi anche di accostarci con rispetto a questo, ma allo stesso tempo di raccontare quello che l'alluvione aveva portato nel trasformare il paesaggio della campagna e quello delle cittadine. E quello che ci siamo trovati davanti erano delle intimità violate e delle case, i piani terra, i garage delle case spostati sui marciapiedi. Quindi le cose che normalmente sono della vita intima delle persone o anche del dimenticatoio, no?
E in garage di solito è il posto dove magari accantoniamo quello che non ci serve più, i libri delle superiori quando ormai non le facciamo più le superiori, il regalo bruttino pacchiano che ci ha fatto la suocera però che lo mettiamo lì, e tutte queste cose che sono di solito chiuse, nascoste, scatolate in attesa di trasferimento altrove, sono state buttate fuori dalle case. E quindi vederli faceva una grande tenerezza, e quello che abbiamo cercato di fare è stato un po' descrivere questi piccoli oggetti, come potevano raccontare magari nella loro, appunto, protagonismo casuale, anche un po' tragico, la vita delle persone, che poi nelle piccole cose è una vita molto molto simile in realtà per ciascuno di noi. Magari ognuno di noi fa appunto cose molto diverse nella propria vita, ma in alcune quotidianità, mangiare, dormire, la cura della casa, eccetera, forse ci assomigliamo anche, quindi era molto uno specchiarsi anche vedere queste cose e ascoltare le persone, naturalmente. Ecco, proprio questo volevo chiederti, ecco, nel vostro lavoro avete anche avuto modo di interagire con le persone, le famiglie colpite appunto da questa calamità? Cosa vi hanno detto, come vi hanno accolto, quali sono insomma i sentimenti che avete percepito? Ma devo dire che l'accoglienza, nella mia esperienza giornalistica in particolare, lavorando con Luigi ma non solo, io rimango sempre molto colpita e sorpresa in realtà dal modo comunque accogliente e ospitale che hanno in generale le persone verso chi comunque sta lavorando sulla loro disgrazia di fatto. Quindi invece, soprattutto se hai la possibilità di lavorare con i tempi lenti del reportage, io ho lavorato molto per dei mensili, ma in questo caso noi lavoravamo senza sapere esattamente quale fosse lo scopo del nostro lavoro, quindi non avevamo bisogno di dire no signora mi deve parlare mezzo minuto perché la devo tagliare, senza ovviamente mancare di rispetto a chi deve fare questo, perché anche l'informazione è una cosa molto importante, ma noi eravamo un po' agevolati dal fatto di avere invece dei tempi più distesi, non andavamo a fare un'inchiesta, andavamo a fare un racconto, quindi potevamo stare quasi a chiacchierare o anche a origliare le conversazioni tra i vicini di casa, appunto in questa vita spostata fuori, che a gennaio la gente non vive fuori casa e poi oggi molto meno che in passato. Invece magari c'erano le vicine, una di fianco all'altra, che asciugavano la roba prima di decidersi a buttarla via o conservarla. Noi passavamo di lì, un po' tipo Marel con le braccia dietro la schiena, io, lui con la macchina fotografica, un po' quasi mimetizzati, e poi la conversazione nasceva spontaneamente. Quindi abbiamo potuto ascoltare delle cose senza, diciamo, tutte le cose che sono indispensabili nel lavoro più giornalistico di attualità, tipo verificare esattamente quello che ti stanno dicendo e attenersi a tempi, ma con il respiro un po' più narrativo, e questo ci ha molto aiutato anche nella comunicazione, ecco, credo. Gavioli, quindi Consorzio Creativo come fucina, laboratorio di idee artistiche, in questo caso l'arte non scissa dalla realtà ma calata proprio nella realtà che dialoga con il documentario, il resoconto giornalistico, quindi insomma. Sì, mi stavo riflettendo che se aveva avuto un senso fare questa associazione culturale è proprio per ospitare eventi di questo genere. In realtà il taglio del Consorzio Creativo nasce proprio con una impostazione fotografica, perché la prima iniziativa era sull'iPhonografia, cioè che quell'arte di elaborare le immagini col cellulare, dei nostri due principali fondatori, che sono presidente e vicepresidente, Alessandro Re e Massimo Baraldi. Poi da lì, cosa nasce cosa, abbiamo cominciato a sviluppare, come dicevo prima, altre arti di vario genere, fra cui soprattutto la letteratura, la pittura, la musica, abbiamo fatto concerti. Quindi. E adesso, anzi, una novità che dico volentieri, ci stiamo orientando anche sulle tematiche della salute, e dal 20 di gennaio nasceranno queste serate, questi martedì, questi incontri di dieta creativa,
dove si cercherà un po' di riflettere su, su un'analisi di quelli che sono i migliori stili di vita per mantenere così una salute, quindi incontri con dietologi, medici, preparatori atletici. Mi piace il titolo dieta creativa. Fino a marzo tutti genere martedì. Le diete non sono mai molto simpatiche, però no. Accostandoci l'aggettivo creativa, esatto. Ecco, già cambia un po' aspetto. Incontri con vari esperti su questa tematica della salute. Luigi, mi ha colpito il titolo di questa mostra, Il giorno della nutria, sembra un po' un'ironia ma un po' amara, ecco. Devo dire che il dubbio l'avevamo, tant'è che con Giulia ci siamo sentiti più volte, poi ho provato anche a telefonare a persone appunto della bassa per essere sicuri di non andare a un po' ferire nessuno, visto che sembrava quasi appunto di prendere in giro. Sei sempre molto attento e molto a queste sfumature. Questa cosa è molto, diciamo che è un titolo che a me è venuto in mente così subito, a Giulia è piaciuto e diciamo che in generale è stato apprezzato. In realtà per me ha un contenuto, al di là dell'aspetto appunto ironico, ha un contenuto anche importante per noi e per il consorzio, perché pensiamo che possa essere anche uno stimolo, un momento per riprendere in mano quella che è stata anche un po' la polemica iniziale e capire dove siamo arrivati. Noi faremo un incontro il 24 presso il consorzio, proprio all'interno di questo contesto della mostra, proprio per discutere assieme anche all'assessore regionale, al sindaco di Bonporto e con Pierluigi Senatore. Andremo a discutere un po', a parlare della situazione per capire appunto a livello pratico cosa è successo dopo questa appunto. Sì, ricordiamolo, appunto la nutria era un po' il capro espiatorio, esatto, ecco, sembrava esatto. Nei giorni immediatamente successivi all'alluvione che la colpa di tutto esatto. Fosse di questi animaletti. Però appunto nell'arco di quest'anno, poi almeno personalmente non ho più sentito parlare tanto della nutria se non in questi ultimi tempi in cui si sta avvicinando l'anniversario, probabilmente qualcuno che aveva promesso delle cose sta riprendendo in mano un po' il tutto. Adesso a parte questo, senza voler entrare in polemiche, diciamo che appunto è stato il soggetto di cui si è parlato di più in quei giorni, quindi ci piaceva l'idea di utilizzarlo come titolo, ecco. Giulia, quali sono le modalità che avete scelto per presentare il lavoro di Luigi al pubblico e anche insomma integrato con il tuo lavoro di racconto, stesura giornalistica, i tuoi testi critici? Noi avevamo voglia di restituire un po' la sensazione che abbiamo provato noi appunto andando su quei luoghi, quindi abbiamo cercato. E chi verrà alla mostra, chi c'è già stato, vedrà che c'è una sala, appunto, come diceva prima Luigi, che è più legata a questo effetto straniante del paesaggio, mentre allestivamo la mostra c'è una grande immagine che si vede bene anche dalle vetrine passando per Piazza 20 Settembre e un signore passando, io ero fuori, dice: ah, il mare, Mantova, bei paesaggi, verrò a vedere, quindi c'è questo effetto molto, molto straniante, davvero. E poi c'è l'altra sala invece dove anche il mio testo, che appunto è un testo che nasce di pari passo con le foto, quindi nasce contemporaneamente, in parte abbiamo fotografato le stesse cose, io con le parole, Luigi con la macchina, con l'obiettivo, ma abbiamo cercato di accostarle in modo non didascalico, siccome quello che ci aveva molto colpito è stato questo trasloco dei piani terra delle case all'esterno e questo essere calpestati degli oggetti di vita quotidiana, abbiamo cercato un pochino di riprodurre questo tipo di sensazione. Noi abbiamo dovuto guardare in basso per cercare le cose da raccontare e quindi la sala si sviluppa molto appunto nella parte bassa, nel pavimento, le cose, sia alcuni dei testi che sono scritti in grande, sia una parte delle fotografie, lo spettatore è costretto a calpestarle per entrare. Perché proprio così come noi avevamo trovato, Luigi l'ha detto molto bene quando l'abbiamo presentato all'inaugurazione, così come noi avevamo trovato appunto travolti dal fango oggetti anche intimi delle persone, così abbiamo pensato che anche le nostre parole, le immagini, che sono una cosa per noi preziosa,
potesse essere vista calpestandola, così come, insomma, per riprodurre un po' la sensazione che avevamo avuto noi. Questo è il tentativo che abbiamo fatto per cercare di restituire un po' quell'atmosfera. Gavioli, quanto tempo rimarrà allestita la mostra, quindi sarà visibile fino a quanto? Fino al primo febbraio, giusto? Sono sì, primo febbraio. Quindi febbraio, insomma, ci sono un po' di settimane, certo, di tempo. Ecco, il consorzio creativo, so che lei segue anche la parte, in modo particolare quella legata alle, sì, alla letteratura. Sì, sì. Ecco, okay. Sotto questo aspetto ci sono novità in arrivo? Sì, una novità importante. Beh, è stato uno dei settori che abbiamo più sviluppato. Abbiamo fatto 23 incontri nel 2014. Il prossimo incontro importante, secondo me, è il 1 febbraio, domenica pomeriggio alle 18, con Luciano Gigliotti, che ha scritto un libro insieme a un mio carissimo amico che è vice direttore della Gazzetta di Parma, si chiama Claudio Rinaldi. Mi chiamavano il professor Fatica, è un'autobiografia, è una biografia di Gigliotti, che come tutti sanno è stato allenatore di Bordin e di Baldini, quindi ha vinto varie medaglie olimpiche come allenatore della maratona olimpica, ed è un personaggio che ha appena compiuto 80 anni e ancora se ne va in giro a correre a Modena e un po' in tutta Italia, è molto molto conosciuto, è un caro amico, una cara persona, ha scritto questo libro che ha presentato in giro per l'Italia con un grande successo di pubblico, mi sembrava normale che nella sua città gli concedesse un tributo, insomma. Ecco, va detto anche che Claudio Gavioli, oltre che, insomma, appassionato di letteratura, è anche scrittore. Ci perché provo, ha scritto questo libro Nessuno mi può giudicare. Sì, è l'ultimo libro che ho scritto, mi viene in mente per... Ah, non è il primo? No, è il sesto, è il sesto, sono già libro, 10 anni, quindi insomma... Sì, l'ho presentato 15 giorni fa, ma parla anche questo di un'alluvione, di una frana tra un'amicizia di tre amici, il giorno in cui compio 50 anni, tre amici che si frequentano da tantissimi anni, in un'amicizia stiracchiata dove i vari nodi vengono al pettine e quindi c'è qualcosa, c'è un'assonanza con l'alluvione di Luigi. Quindi l'ultima certo opera di Gavioli, libreria per Incontri Editrice, esatto. Sono quasi 200 pagine, un romanzo, quindi un romanzo. Romanzo. Luigi, nei prossimi giorni si parlerà tantissimo di alluvione, della ricorrenza, si guarderà quello che è stato fatto in questi 12 mesi, le tue foto però rimangono, hanno un indubbio valore artistico, hanno anche un valore documentario però, sono una testimonianza, una prova del disastro. Beh, diciamo che è una delle tante prove che abbiamo in realtà visto, fortunatamente le immagini non mancano e ognuno dà la sua interpretazione. Io ho dato la mia, mi fa piacere di aver trovato questa location, tra l'altro in centro a Modena, per me importante, e devo dire, tra l'altro è stata un'esperienza molto bella, perché per come è nata l'installazione è nata insieme, cioè non è stato che io ho portato... Non ho portato io le mie foto, le abbiamo appese, Giulia i suoi testi, le abbiamo appesi al muro. È stata proprio una cosa in cui noi abbiamo riversato il nostro materiale e assieme agli amici del consorzio l'abbiamo adattato allo spazio, come dovrebbe essere tutte le volte che si fa una mostra o un'installazione. Per cui addirittura siamo arrivati assieme a loro a imbiancare una foto. Quella foto di cui parlava Giulia prima, che è 12 metri, l'abbiamo imbiancata, proprio per rendere un tutt'uno col muro. Quindi quelle cose un po' improvvisate che però hanno, secondo me, reso... nostra, ma mia e loro e di tutti la mostra, quindi per noi è ovviamente è un bel racconto. Io volevo agganciarmi un po' anche a quanto detto prima da Giulia, perché secondo me è un po' il valore aggiunto anche di questo lavoro fatto assieme a lei, quando parlava appunto dell'origliare un po' quello che la gente diceva. A me la cosa che piace in questo caso, come in altri lavori che ho fatto con lei, è che ovviamente il fatto che lei parli con la gente mi permette di essere libero, andare a intrufolarmi e fotografare. Quindi girare in due da questo punto di vista è molto vantaggioso. Lei apre la strada e tu... Però siccome lei è in zona, io la sento, sento cosa dice la gente e mi fa piacere sentire la gente che racconta delle cose, che appunto fra vicini di casa si parlano, e poi quando arrivo a vedere il suo testo parla di questa cosa. Oppure... io sono in giro, fotografo appunto un nastro di una audiocassetta srotolato, poi mi trovo che lei ha raccontato in un modo molto bello questo nastro, quindi alla fine diciamo che appunto fotografiamo le stesse cose che messe assieme credo un po' riempano ancora di più il racconto, la sala in questo caso.
Giulio, una mostra da vedere per il suo indubbio valore artistico, ma anche una mostra che ci dà l'occasione di riflettere, perché quello che è accaduto un anno fa non si ripeta. Questo naturalmente è l'auspicio ed è anche, credo, il motivo per cui il Consorzio Creativo ha voluto, accanto, diciamo, alla parte artistica, narrativa, quasi poetica, mi permetto di dire, del lavoro che abbiamo cercato di fare noi, ha voluto anche organizzare e proporre l'incontro che ci sarà il 24 gennaio e che vedrà la presenza anche degli amministratori locali. Perché comunque, appunto, ripeto, noi non abbiamo fatto un lavoro di inchiesta giornalistica, abbiamo fatto un lavoro documentario e allo stesso tempo è chiaro che anche, appunto, il miglior modo di mostrare rispetto a chi è stato colpito da questo evento traumaticamente nelle proprie cose, anche nei propri affetti, sia proprio quello di intervenire anche con la prevenzione. Purtroppo in Italia, leggevo di recente dei dati, il costo della riparazione dei danni, quelli erano riferiti ai terremoti, ma credo possa valere anche per il danno idrogeologico delle alluvioni, si spende molto di più per riparare i danni che non per prevenire. E questi dati addirittura poi confrontavano la cifra con le spese del Ministero della Difesa, questo aprirebbe ancora un altro capitolo che però lasciamo cadere, ma è evidente che il modo migliore per dimostrare a un anno di distanza rispetto e impegno alle persone che sono state colpite sia proprio quello di agire ognuno nei modi che può fare, quindi l'arte, il racconto, il giornalismo ricordando e l'amministrazione, la politica intervenendo, ascoltando i cittadini. E allora questo è davvero un appuntamento da non perdere. Fino al 1° febbraio la mostra Il giorno della nutria alla bottega del Consorzio Creativo. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie per essere stati con noi. Ora una breve pausa.